Buongiorno mister Mario Schiena, l'edicola del Sud, Gazzetta Meridionale. È ovvio un commento a caldo su quella che io definisco una porcata commessa a 3 giornate dalla fine del campionato, al di là delle sentenze dei tribunali, al di là dei regolamenti. Penso che questa cosa fatta a 3 giornate dalla fine del campionato ha penalizzato tante squadre e ha favorito tante squadre. Un suo parere su questa situazione che varia la posizione anche di Catanzaro e Foggia per la partita di domani sera e poi in coda le condizioni di Ferrante. Grazie. Vabbè, sicuramente la situazione è tipica italiana. Noi siamo capaci di fare questo e altro, purtroppo, per gli altri. Poi è vero che noi siamo stati più penalizzati, visto che abbiamo fatto i 6 punti con Catania, però non conta, io dico in generale, diventa un campionato irregolare, è per squalifiche con Catania, è per ammonizione con Catania. Ma in Italia si ragiona purtroppo così, per me non è corretto, ma poche cose nel calcio sono corrette oggi. Ferrante non recupera, è ancora a parte. Speriamo che riesca a giocare la prossima. Buongiorno mister, Carmine Troisi Telefoggia. Al netto di quella che va definita a tutti gli effetti una porcata, perché di tale si tratta, cosa cambia adesso per il Foggia? Perché paradossalmente, insomma, con i 6 punti in più e con i 2 che dovrebbero essere in arrivo, il Foggia avrebbe potuto addirittura in queste ultime 3 giornate pensare di migliorare l'attuale 7° posto. Adesso cosa fa il Foggia? Deve guardarsi alle spalle? E allora ci dobbiamo preoccupare di quelli che stanno dietro, se non siamo tranquilli, ma partendo da -8 è già successo dove siamo. Buongiorno mister, Alessandro Tosques di Foggia Today. Mi allaccio alle domande dei colleghi. Le chiedo come si fa alla luce del fatto che quello che è successo un po' falsa il campionato, forse falsa un po' tutta la Serie C. Come si fa a far in modo che i ragazzi, i giocatori stiano sul pezzo, continuino ad avere stimoli nel giocare un campionato oggettivamente alterato? Vabbè, io spero che non ci risentano, anche se è normale che ci pensano, ci parlano tutto il giorno tra di loro di questa situazione, ma è questa situazione che hanno deciso e dobbiamo accettarla. È normale che ora per noi diventa più difficile sul piano mentale. Dobbiamo superarla, cercare di fare il meglio possibile. Penso che non possiamo perdere 3 partite. Buongiorno Magister, Peppino Baldassarre, Foggia Sport 24. Io mi scuso con lei se torno sull'argomento Catania, perché questa invece è la conferenza stampa di presentazione della partita di domani sera. Ma a lei personalmente che cosa fa più rabbia? I 6 punti tolti, i 7 gol tolti, la doppietta tolta a Merola, i 2 gol tolti a Ferrante nella classifica canoniere, il fatto che lei da 107 scende a 105 vittorie col Foggia, il fatto che lei perde 1 centesimo di punto nella media punti fatti col Foggia in 8 anni. Vabbè, toglie quasi tutto. Quindi no, la cosa non che possiamo più la fa inquietare. Vabbè, siamo arrivati a campionato irregolare, che poi non è prima né ultimo che succederà. Per il discorso di nuovo, in altri anni erano le stesse situazioni, la San Benetese l'anno scorso ha fatto playoff e poi è stata dichiarata fallita, e quindi come Trapani, come Palermo ai tempi, e si sono sempre giocati fino all'ultimo. Stavolta a 3 partite, che poi 3 partite io penso che erano coperti a Catania per fare trasferte, perché ci vuole poco. So che qualcuno ha detto che ci dà 35.000 dei tifosi,
per finire campionato. La federazione non l'ha accettato, non l'ha accettato il tribunale, purtroppo con la decisione del tribunale dipende dai fatti che hanno firmato i presidenti due anni fa. Lì bastava far giocare tre gare al Catania, perché il Catania deve giocare quattro, non farle giocare, farla perdere a tavolino 3-0 l'ultima, però... con due partite a tavolino vai fuori, il Trapani andò fuori. Sì, ma loro già penso che comunque hanno loro punti una di penalizzazione per stipendi non pagati. Si sono avvantaggiate le squadre che si devono salvare, perché adesso c'è una retrocessione in meno e chi è quintultimo non fa i play-out. Vabbè, grazie. Vabbè, ma noi come Paganese che abbiamo fatto 6 punti, Paganese era tranquilla, oggi non è più tranquilla e rischia di retrocedere. Per me il discorso è che bisogna fare campionati sul campo e non sui tavolini. Buongiorno mister, Raffaele Fiorella, Gazzetta del Mezzogiorno. Andando sulla partita di domani, quali sono i temi di questa partita con un Catanzaro che fino a qualche ora fa era secondo in classifica, anche se con l'Avellino, adesso mi pare che si ritrovi al quarto posto. È una squadra che ha pareggiato e perso nelle ultime due partite, quindi sembra un po' in flessione, però forse è quella che nel corso della stagione ha messo un po' più in difficoltà il Foggia, nel senso che all'andata il Foggia non raramente riuscì a impensierire il Catanzaro, quindi con Vivarini che partita ci possiamo aspettare domani? Ma io spero che si giocherà un po' di più, visto che a Catanzaro era campo allagato a quel tempo brutto. Il discorso di Catanzaro, ha fatto la squadra per vincere il campionato, non ha investito tanto, è una buona squadra sia tecnicamente che fisicamente. Noi dobbiamo cercare di opporre quello che abbiamo, io spero che riusciamo a giocare un buon calcio e che li mettiamo in difficoltà. Le dà fiducia a giocare due delle ultime tre partite di questo finale campionato in casa? E secondo lei come mai finora il Foggia ha avuto un rendimento molto migliore in casa rispetto che in trasferta? Solo una questione legata al campo, al terreno di gioco oppure anche ad altri motivi? Vabbè, noi in campo, in casa abbiamo perso punti con i pareggi, con le sconfitte di quelle quattro partite del ritorno. E anche perché se andiamo fuori casa forse ci lasciano giocare di più avversari, nel senso abbiamo più spazio. Catanzaro è una squadra che gioca, quindi giocano loro, giochiamo noi, vediamo chi ce la fa meglio. Parlava di Ferrante prima, qual è il resto come sta il resto del gruppo? Quali sono le condizioni? Chi ancora manca? Se c'è qualcuno che è tornato a disposizione? Grazie. Vabbè, a parte Ferrante non sta bene Di Pasquale, anche se l'ho convocato in caso di necessità, si è fatto male Tuzzo, però è rientrato di grazia. Buongiorno mister, Gianni Gliatta, Foggia Post. L'assenza di Ferrante e per il tridente schiererà di nuovo Turchetta al centro o proverà nuove soluzioni? Vabbè, Turchetta è favorito, poi ci sono altre soluzioni. Vediamo come si mette la partita.